Buongiorno ragazzi, volevo condividere con voi questo problema su un iPad Air dove ho mancanza di sensibilità sul touch. Ho provato altri touch ma con esito negativo, anche di diversi fornitori. E ho controllato i voltaggi in ingresso dei due integrati touch, il Master Cumulus e lo Slave Cumulus, ma non ho notato niente di strano. In ingresso ho i 5V25 e gli 1,8 ci sono. Sulle resistenze collegate ai pin delle due CPU, ce ne Sento. sono due, l'R2, ce ne sono due sul master. L'R6600 e l'R6601, e qui abbiamo gli 1,8. E per lo slave abbiamo l'R6650 e anche qui abbiamo gli 1,8. Quindi non so dove sbattere la testa, non sapevo dove sbattere la testa. A un certo punto, come al solito, mi viene da andare a spingere sui connettori, sui componenti con il mio bel ditino. Ok, vabbè, adesso qua mi sono bruciato l'altro giorno, c'ho un bel cerotto. Mentre spingo sui vari componenti, perché insomma, spingo perché mi è capitato parecchie volte che cadute o torsioni di questi dispositivi vanno a staccare un qualcosa e quindi dopo non c'è più il contatto delle diciamo di quello che mi è staccato. Facciamo esempio, una CPU dove sotto ci sono boh, 1000, 2000, 3000 connessioni. Una di queste connessioni viene ci, ci, a una di queste connessioni si procura una frattura, logicamente la connessione non è più ottimale e si vengono a creare questi problemi. Guardate un po', vado a spingere sulla CPU. È qui, allora qui non va. Avete visto? Adesso è ripartito. E adesso si è bloccato. Spingo. Quindi qui sotto la CPU qualche connessione è andata a farsi friggere. Diciamo la connessione intendo la saldatura pallina e scheda madre, la bolsa, come la volete chiamare. Quindi adesso i modi sono due per risolvere: o ci metto un gran bel spessore che tiene spinto, che a me non piace sinceramente come soluzione, oppure faccio un piccolo reflow alla CPU. Bisogna sempre stare attenti perché il rischio di far reflare la CPU è che vada a ramengo, a ramengo è il modo di dire delle nostre parti, va a farsi friggere la scheda madre. Comunque, se si conosce bene la temperatura, i tempi, di solito non si rischia di far saltare la CPU. Ok, questo è tutto.